Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 12 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Alla ricerca dell'equilibrio. La luna bilancina reclama equilibrio, proprio quella dote che a voi guerrieri impulsivi spesso viene a mancare, se un progetto vi frulla in testa, e con Plutone allo zenito ormai da anni è una costante. I pensieri e i desideri altrui diventano intralci, e se il partner cerca di farvi ragionare lo guardate in malo modo. Supporto invece dagli amici, rappresentati dai valori Acquario, il Sole e Saturno. Loro sì che, catalizzati dal vostro carisma, con voi di pazienza ne hanno fin troppa. Oggi poi vi capite al volo, merito di Mercurio che a metà giornata raggiunge gli altri due nell'undicesimo segno, appunto quello dell'amicizia, che oggi batte l'amore e perfino l'Eros 3-1. Gelosia indichiarata e va bene così, parlarne solleverebbe un polverone. Sorpresa improvvisa, un amore improvviso, un gesto nobile che vi commuoverà, una tenerezza, una notizia improvvisa e positiva. Novità in amore, anche messaggi e telefonate. I single potrebbero iniziare presto una nuova relazione molto positiva e sorprendente. Un periodo particolarmente fortunato, è il momento di tentare la fortuna e di raccogliere i frutti. È il momento di tentare il gioco. Giornata a fasi alterne, più alti che bassi, ma questi ultimi pur ci saranno. In amore le cose potrebbero andare meglio, Venere non è nel migliore aspetto. Però non giudicate tutto troppo presto. Non deludete chi vi è stato sempre vicino. Abbiate il coraggio di fare qualche sforzo in più per dargli una mano. Sarai gentile, servizievole e bravo nei lavori che richiedono pazienza. Benissimo il lavoro. Offerte buone. Novità. Bene viaggi e spostamenti. Per chi ha una storia extraconiugale sarà bene che oggi eviti di incontrarsi con il proprio amante, Marte e Mercurio sono disposti in modo da permettere che i segreti più occulti vengano svelati. Meglio una certezza oggi che mille speranze domani, tuttavia non siate pessimisti sul vostro futuro. All'orizzonte ci sono ampie schiarite, basta saper attendere. Fai pulizia nella lista dei tuoi amici sui social network e cerca di essere riservato quando comunichi con gli altri. Sii più discreto e non rivelare a tutti i tuoi segreti. Fate buon viso a cattivo gioco e tirate dritto per la vostra strada, qualunque sia. Non soffermatevi troppo sulle critiche degli altri e sappiate fare di queste una buona base di crescita. Chi vive un amore clandestino dovrebbe stare molto attento alle confidenze che avrete fatto agli amici, qualcosa potrebbe trapelare del vostro amor segreto e mettervi in serie guai. L'elettrodomestico o l'avanguardia non è poi così importante. Non avete la giusta cognizione della vostra situazione economica. Quindi è giusto iniziare a rifletterci e a prendere provvedimenti. Non potete divertirvi in questa giornata se gli altri vi prendono in giro. Siete certamente persone sensibili ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. Vi godrete le soddisfazioni che riuscite a ricavare nel comfort degli affetti familiari. Urano nel segno vostro buon vicino del Toro vi stimola ad agire per il bene dei vostri cari, usando il tipico piglio aggressivo che sempre vi aiuta a essere risolutivi e a trovare meglio di chiunque altro la classica quadratura del cerchio, specie se siete nati in marzo. Qualcuno del tuo ambiente sarà temporaneamente contro di te oggi a causa di un gesto che non gli è andato bene. Guarda tra coloro che ti lusingano in modi insoliti. Evita di lasciare aperte ferite con il partner, perché in seguito possono creare problemi più difficili da risolvere. Mettiti al lavoro su un lavoro importante che hai rimandato troppo a lungo. Dovreste fare qualche conto più preciso in questo periodo, poiché è giunto il momento di approfondire le vostre possibilità, anche economiche. Vorreste partire con una nuova avventura, ma dovete stare attenti. Nulla è impossibile se lo volete davvero. Ma questo non significa che non dobbiate affrontare comunque delle difficoltà. Superarle è il vostro forte, con grande dignità e determinazione, ma soprattutto, concretamente. Partner e famiglia sempre in conflitto con voi,
testimone la luna bilancina vessata da Plutone autoritario. Passi poi quando si tratta del vostro capo ... ma anche genitori e suoceri. Proprio non ci voleva. Molto meglio gli amici, ovvero il Sole e Saturno saggi e interiormente a cui in giornata si aggiunge anche Mercurio scherzoso che finalmente vi fa divertire. Era ora, dimenticatevi i vostri guai e spassate vela con una fantastica discesa sugli sci. Amore ed Eros. Partner imbronciato, succede sempre, quando litiga con i suoi il suo amore diventa pessimo anche nei vostri confronti. Dagli amici, che vi conoscono come le proprie tasche, saggi consigli, ascoltateli e trasformate la vostra smorfia di disappunto in un sorriso. Se non ci si rilassa almeno nel weekend. Cari Ariete, molti di voi nel corso delle prossime ore di questo mese di febbraio riveleranno i loro sentimenti, avrete una maggiore energia da dedicare alla sfera amorosa, cosa che è mancata completamente lo scorso anno. Insomma, si prospetta un fine settimana pieno di sorprese ed emozioni per voi. State cercando di riconciliarvi con la persona amata? La soluzione è più semplice del previsto, fate un sincero mea culpa, pentendovi per gli sbagli commessi. Troverete presto la piena assoluzione. Non tirate fuori in questa giornata il vostro temperamento un po' troppo ruvido con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di marzo. La luna bilancia contraria tecnicamente vi impone di usare un po' più della vostra dolcezza, del romance, più voglia di stare uniti alla persona amata. Plutone nel Capricorno vi aggiunge di essere seri e razionali. Se siete in una novella relazione d'amore Nettuno nei lirici pesci può farvi tentare in atteggiamenti d'ora in avanti di grande fusione emotiva. Lavoro e denaro? Se siete di corvée, specie nel commercio o nella ristorazione, oggi la vostra luna storta si nota subito, un bel problema se dovete trattare con la clientela che, come è risaputo, va trattata con i guanti. Anche se avreste voglia di prenderla a schiaffi? Solidarietà tra colleghi, se poi c'è una new entry da istruire senza il fiato sul collo del capo, ammesso che non sia nei paraggi, vi sentite sollevati e instaurate con lui o lei un rapporto di complicità. Divertimenti sportivi e culturali, anche se non potete farlo fisicamente almeno con la mente sentitevi in vacanza. Precisione e scrupolo nel lavoro sono qualità importanti, ma fate attenzione a non essere troppo pesante. Il consiglio di oggi? Fatevi aiutare da persone più esperte di voi. Siete pieni di impegni vari e non è male per voi organizzarvi mentalmente e psicologicamente il lavoro che vi attende. Per chi vuole un completo relax si può guardare uno dei suoi film preferiti o meglio inerenti proprio all'Ariete. Ad esempio il classico Kill Bill del 1994 di un regista del vostro segno, l'Ariete Quentin Tarantino. Benessere. Il freddo è ritornato e i reni ne risentono, ecco la ragione di quel bisogno fastidioso di fare spesso plin plin. Occhio anche ai doloretti, specie nella parte bassa della schiena, in tal caso evitate di prender freddo e andate a letto presto, la febbre della domenica sera stavolta non vi toccherà. Potreste alternare momenti di benessere a fasi di malumore e di disagio. Niente di grave, è colpa del momento astrale poco favorevole che si aggiunge a un vostro periodo pieno di alti e bassi. Per lei, prima di uscire con le amiche trascorrete un'oretta davanti allo specchio, molto più di quanto fareste con un ipotetico cavaliere. Questione di sottile rivalità, invece tra donne dovrebbe essere complicità. Per lui, bel match, chi incontrare stasera, la vostra lei come di prammatica o gli amici, che non vedete da tempo e vi sollecitano un'uscita per soli maschietti? Presto, iscrivetevi a un corso di bilocazione. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.